Io voglio riaprire, se saremo in grado di costruire politiche culturali che riconoscano il valore di ogni lavoro per la crescita civile, sociale e politica di un paese in cui le diversità e le differenze diventino pane e non veleno. Io voglio riaprire, se tutti e tutte scenderemo come stiamo facendo oggi qui, a Roma, Milano, Brescia, Torino, Bologna, Trento, Macerata, Piacenza, Padova, Napoli, Barletta, Bari, Catania, Palermo, Ancona, Trieste, Cosenza, Reggio Calabria, Cremona, Livorno, Rimini, Genova. E come continueremo a fare ogni volta che dovremo far sentire potente e unita la nostra voce. Se ci preoccupiamo quando iniziamo a leggere sui giornali, a sentire interviste che parlano nuovamente di ripartenza. Ripartenza per chi? Ripartenza a quali condizioni? Con quali salari? Con quali protocolli di sicurezza? Io sono una teatrante, artista di strada. Siamo qui per chiedere a gran voce un tavolo con le istituzioni dove anche i lavoratori dello spettacolo siano al tavolo per poter spiegare il nostro lavoro, perché abbiamo bisogno di una riforma del settore visto che non è contemplato. Non hanno idea di che cosa sia il nostro mestiere. Noi siamo i lavoratori che più hanno a che fare con la socialità. Se non abbiamo un occhio di riguardo per questo, vuol dire che il paese è questo. Riapriamo tutti insieme. Riaprire come il 15 giugno è completamente inutile, perché solo il 20% di noi è tornato a lavorare, quindi è completamente inutile, è solo una scusa per le istituzioni per non darci già inadeguati bonus che stiamo prendendo. Cerchiamo di stare davvero insieme, uniti, e di avere molta, come dire, energia, ecco, perché ci vuole energia. Non vogliamo andare giù e dire ah, poveri noi, ah. No, però ci devono dare delle risposte chiare. Siamo appena diplomati in un'accademia, che il mondo del lavoro così non è il massimo, non è il pubblico che non va a teatro, è una questione politica ed è dall'alto che possa cambiare qualcosa. Le risorse alla cultura si sono abbassate costantemente negli ultimi 30 anni di più del 70%. Abbiamo bisogno di una riforma che redistribuisca i fondi dello spettacolo dal vivo anche alle microimprese. Abbiamo bisogno di un contratto collettivo nazionale che sia rispettato. Abbiamo bisogno che il lavoro nero e il lavoro grigio siano completamente aboliti. Abbiamo bisogno di una riforma strutturale che ci tuteli, tuteli la maternità, tuteli la paternità, perché tutte queste cose noi non ce le abbiamo. Perché se non facciamo, nessuno farà. È finito il tempo delle chiacchiere, servono risposte immediate, serve reddito per tutti e per tutte. Il potere vive il teatro, lo spettacolo in generale, come un diversivo, come un divertimento per il popolo, ma non ne capisce l'intrinseca importanza. E questo in Italia solamente, perché in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea
lo spettacolo è valorizzato. Sono mesi che dall'inizio della pandemia i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo ricevono un reddito. La cultura, che è questa bellissima parola di cui tutti oggi si fregiano, a forza di parlarne si è svuotata. Il teatro è cultura. Il teatro ci dà qualcosa, il teatro è di senso, è impegno politico. L'essere umano è diventato quello che è grazie all'espressione artistica. A me nessuno deve insegnare cosa è stato il Covid, ma è difficile spiegare perché a Bergamo anche nel periodo più duro dell'emergenza le fabbriche erano aperte e i teatri ancora adesso sono chiusi. Insufficienti sia per le piccole realtà private che per i lavoratori e le lavoratrici. Dobbiamo cambiare questo stato di cose, dobbiamo avviare un percorso che ci porti rapidamente a far conoscere il nostro diritto alla sopravvivenza attraverso un reddito di continuità che ci sostenga nei momenti in cui non siamo scritturati. Non ci basta e non ci basterà mai la convocazione con il solo Ministero della Cultura. Siamo prima di tutto lavoratori e lavoratrici. Non è una richiesta quella del reddito di continuità che facciamo esclusivamente per noi, per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Lo facciamo per tutte e tutti i lavoratori precari del Paese. Buona manifestazione a tutti e no, non ce ne andiamo.